tell her every day. Yeah, I know, when I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay? I say, when I see your I gave you all the love I had, and
down. 'Cause I'm on top of the world, eh? I'm on top of the world, eh? Waiting on this for a while now. Paying my dues to the dirt. I've been waiting to smile, eh? Been holding it in for a while, eh? Take you with me if I can. Been dreaming of this since a child. I'm on top of the world. I've tried to cut these corners, try to take the easy way. Kept on falling short of something. I could have gave up then, but then again I couldn't have, 'cause I've traveled all this way for something. I take it in, but don't look down. 'Cause I'm on top of the world. Ormai da 18 anni l'hanno creata, l'hanno fatta nascere e la stanno portando avanti. Un saluto a Giancarlo e Giuliano da parte di voi meravigliosi maiali.
Buon compleanno! Ma la maialata com'è? La maialata com'è? La maialata è buonissima! Voi venite da? Porto Sant'Antonio. Bene, bene. E quanti anni è che venite? Tanti, perché mia nonna è di qua. E chi è nonna? Lucia! Nonna Lucia! Chi è nonna Lucia? Salutiamo nonna Lucia! Ciao nonna Lucia! Un'ora, due ore, poi festa grossa, 18 anni è uno spettacolo. Maggiorenni, maggiorenni, maggiorenni. Andiamo da soli, andiamo da soli. Sapete che quest'anno siamo maggiorenni? 18 anni. 18 anni di maialata. Voi venite da? Da Roma. Solo per la maialata. Ma anche per i maiali, anche per i maiali. Saluta. Un saluto di Roma. Da Milano a Ferragosto per lavorare. Ma dove arrivo? Da Pistoia. Da Pistoia, come sembra questo maiale marchigiano? Buonissimo, buonissimo. Montefiore. Siete dei fenomeni. Grazie. E la polenta com'è? La viva il maiale! 18esima maialata in piazza a Montefiore. Che ci racconti di bello? Com'è stata questa serata? Aspidone! Noi siamo qui perché con la musica di Tanti Auguri quest'anno la maialata compie 18 anni e vorrei chiamare qua, qui vicino a me, Luigino Marchetti che è il presidente della maialata, Giuliano Lauri che è il vicepresidente dell'associazione maialata e vorrei qua su Lucio Corrà come sindaco di Montefiore e Amerigo Del Gatto e Stefano Ciuti che sono stati gli ideatori di questa manifestazione. Nel 1996 quando appunto Amerigo e Stefano idearono questa manifestazione con l'intento di promuovere la salata, dei prodotti locali, mi ricordo dentro al cinema, eravamo quattro gatti, ci siamo mangiati tutto quanto il maiale noi, 200 persone dice Amerigo, e i numeri adesso abbiamo aggiunto qualche zero a questo due. È per questo appunto che abbiamo voluto offrire un enorme torto di compleanno che ci è stata gentilmente offerta dalle pasticcerie Mille Voglie e dalla pasticceria Gran Forno di Altitona. Adesso passo la parola a Luigino Marchetti, presidente della maialata, che vuole ringraziare e farà un discorso artistico. Buonasera a tutti. Questa sera festeggeremo il 18esimo anno di vita della maialata in piazza. Ringrazio tutti i collaboratori che ci hanno permesso di raggiungere questi importanti risultati. Ringrazio gli ideatori della maialata Amerigo Del Gatto e Ciuti Stefano. E il direttivo tutti con il quale da 18 anni collaborato per la riuscita di questa iniziativa preziosa per la nostra Croce Verde. Grazie a tutti, grazie. Il nostro presidente è emozionato ma abituato a lavorare, questo. Allora la parola adesso al vicepresidente, a Giuliano Lauri, che anche lui ci dirà qualcosa. Buonasera a tutti. A me hanno affidato il compito, anche a me, di ringraziare tutti quanti. Io prima volevo chiedere scusa a tutti i montefiorani
per il disagio che provochiamo in questi giorni, soprattutto nel centro storico. E tra tutti quelli che devo ringraziare, prima di tutti l'amministrazione comunale che comunque ci aiuta in tutto e per tutto, tutti gli sponsor e i fornitori che ci seguono e ci aiutano. Devo ringraziare anche tutte le altre associazioni di Montefiore con cui noi collaboriamo e che ci aiutano per questo grande sforzo che noi facciamo. Vorrei anche esprimere un pensiero, se mi permettete, a quelli che insieme a noi hanno iniziato 18 anni fa e non ci sono più. Sì, buonasera. Sì, il gatto e la volpe. Il gatto e la volpe perché 20 anni fa... Allora, adesso la parola la prendo io perché lui non vi direbbe le cose giuste. L'ideatore, e questo lo devo dire a onore del vero, è lui. È lui che ha avuto l'idea di fare la maialata in piazza. Un giorno ci siamo trovati e mi ha detto la facciamo? La facciamo. L'idea è stata di portarla avanti d'estate, non d'inverno come avevamo iniziato, perché d'inverno non vedevamo nessuno di voi, perché tutti nel cinema e c'eravamo in pochi. Quindi poi è stata spostata d'estate, d'estate ha avuto questo successo. Il successo non grazie a noi che l'abbiamo pensata, o a lui che l'ha pensata, ma a tutti i volontari che hanno sempre dato il loro apporto. E quelli sono i più importanti, perché le nostre idee senza di loro non avrebbero avuto nessuno sviluppo come quello che vedete. Quindi adesso può parlare lui e aggiungere qualche cosa. Buonasera a tutti. Cioè, come ho detto, io non dico, sicuramente non dirò le cose vere, secondo lui. No, non vorrei annoiarvi perché non è nel mio intimo annoiare le persone. Comunque volevo velocemente dire come è nata, perché è nata. Abbiamo fatto la Croce Verde nel 93, abbiamo fondato la Croce Verde un po' d'anni, sempre con molte difficoltà. Nel 96 avevamo bisogno di ambulanze nuove e di fondi. Come facciamo, come non facciamo? Allora ho pensato bene di organizzare qualcosa che permettesse ai nostri ragazzi, ai nostri giovani, quando mangiano una salsiccia o un salame, sapere da dove viene. E ho organizzato qualcosa del genere, in piccolo, nel cinema in inverno a dicembre. 200 persone la prima maialata, ragazzi, 200. Che però hanno apprezzato, cioè più che hanno apprezzato sono andati dall'altra parte dove c'era la griglia e hanno mangiato tutto il maiale, 200 persone. E ci ha spronato, cioè ci ha fatto capire che forse questa cosa poteva essere ripetuta nel periodo caldo. A noi è servito moltissimo perché da quell'anno in poi, da 18 anni in qua, questa maialata produce per la Croce Verde un introito non indifferente che gli permette ogni anno di acquistare mezzi per disabili, di dare una mano a persone che ne hanno bisogno, di assistere chi magari malavoratamente non può farlo da soli. E sinceramente questa cosa la dobbiamo, grazie a loro e grazie a quelle 200 persone che lavorano nella maialata senza prendere una lira, 200 persone, ma soprattutto grazie a voi. Grazie a voi che ogni anno, perché io vedo che moltissimi si ripetono anno dopo anno, vengono su. Grazie a voi e grazie soprattutto a loro. E benvenga e continui questa maialata, tranquillamente. Grazie a tutti, buona serata. Passo ora parola a Lucio che 18 anni fa c'era come sindaco, c'è anche quest'anno con qualche chilo in più, forse ho mangiato un po' troppo. Il risultato della maialata, di 18 anni di maialata. Infatti, come diceva Stefano, ho avuto il piacere e la fortuna di essere sindaco al momento della nascita di questa ragazza che adesso ha 18 anni, e quindi con piacere, come se ho visto questa figlia che è cresciuta da 200, che diceva Amerigo,
che erano quelli che consumavano la maialata, a 200 che adesso lavorano nella struttura per accontentare a tutti voi che con piacere ci venite a trovare, e noi siamo felicissimi di questo. Quindi loro hanno ringraziato tutti. Io ringrazio in particolare Amerigo, che è stato l'ideatore, Stefano, che era il suo braccio armato, e tutti, l'attuale presidente, che è Luigino Marchetti, e con tutto il suo staff, che con piacere ci rendono queste serate bellissime. Grazie a tutti e buona torta. Allora, io inviterei qua su per la foto ricordo tutti i collaboratori che quest'anno ci hanno aiutato.